Eder, Mac, Pallister. E oggi come allora non ci convince il suo comportamento i primi giorni, perché non è un comportamento da un uomo, da un marito che sta 32 anni con una donna e non fa niente per trovarla, per cercarla, ma fa tutto altro, va in giro, va a divertirsi, va a fare le saune, va al ristorante, fa traslochi, e a Liliana non ci pensa per niente. Lui ha fatto il giro di tutte le nostre abitazioni per capire se noi sapevamo qualcosa di Claudio. Claudio già con la prima telefonata fatta a me ha raccontato quello che sta raccontando da 24, 25, 26 mesi, quello che è. Non ha mai cambiato una virgola. Noi all'inizio non è che siamo, cioè, lo abbiamo creduto perché è bello, bravo e buono. No, ci sono stati dei riscontri che sono depositati in questura dagli inquirenti. C'è anche una novità, nel senso, io la settimana scorsa ho fatto un appello che se qualcuno sapeva o aveva sentito o aveva visto qualche cosa, no. Qualcuno si è fatto vivo e ha detto che in un discorso tra donne, con i mariti, i compagni presenti ma non vicinissimi, e hanno detto: beh, gli amori bisogna coltivarli perché sennò col tempo si perdono, e tu come fai con Sebastiano, cosa fai? E lei ha detto: ah no, Sebastiano, io non posso perché è sposato. E questo era nel 2014. Oggi come oggi possiamo dire che parlava di Claudio. In quel momento questa persona non poteva sapere di chi stava parlando. Sebastiano da quanto tempo sa di Claudio? Da poco tempo o da prima della morte di Liliana? Noi non abbiamo prove, ce le ha la questura con le intercettazioni telefoniche. No, io personalmente non so la data precisa, però a sentire Claudio sarà almeno da 7 mesi, un anno prima. Ci sono anche testimonianze da parte di Sergio che Sebastiano lo trovavano quando andava con Liliana, se lo trovava davanti all'ultimo momento senza preavviso, o anche con l'amica Lucia, e probabilmente anche con altre persone che io invito ancora una volta, se hanno sentore, se hanno visto, se hanno sentito, se sono a conoscenza di qualche cosa, è il momento di parlare, non abbiate paura, anche in forma anonima. La nuova testimone ha parlato con gli inquirenti? No, sono due parole, non penso che più di tanto possa raccontare, no? Sono due chiacchiere tra donne. È venuto fuori queste due parole da parte di Liliana, cioè non ci ha fatto caso in quel momento, insomma dal 2014 ad oggi nel discorso di Liliana, perché ormai i salotti anche privati si parla solo di Liliana, questa persona ha raccontato, io mi ricordo che aveva detto, ha risposto in questo modo. Io mi fido di questa persona, non è una persona qualsiasi. Conosce sia Sebastiano che Liliana. Se avesse aggiunto altri dettagli, l'avrei mandata subito dagli inquirenti. E poi c'è anche un'altra persona. Io anzi volevo fare appello a questa persona che mi ha chiamato un paio di mesi dopo la scomparsa di Liliana. E nel parlare di Liliana mi ha offeso perché parlava male di Liliana, leggendo certi youtuber, lei era convinta di questo, e io a un certo punto ho chiuso la telefonata e mi sono arrabbiata, e qualche settimana fa questa stessa persona mi ha chiamato e mi ha detto: signora Silvia, io devo chiedere scusa a lei e a tutti quanti, perché in quel momento noi abbiamo creduto, io ho creduto a Sebastiano. Purtroppo l'ho conosciuto e ho capito che avevate ragione. E io faccio un appello a questa persona, perché io l'ho consigliata di andare dai carabinieri o dalla polizia della sua città, e siccome mi sono persa il cellulare perché mi stanno chiamando in tanti per darci coraggio, per darci forza, io sto parlando del fatto che questa persona ha avuto a che fare con Sebastiano dopo la morte di Liliana, non tra Liliana e Claudio. Liliana non ti aveva detto della gravidanza? No, ma Liliana non si sarebbe confidata con nessuno su questo argomento. Mentre con Sebastiano ne ha parlato? E perché non l'ha detto allora? Perché non l'ha detto Sebastiano?
Lei sta dicendo se si è confidata con qualcuno. No, Sebastiano, Sebastiano si frequentavano, ma in famiglia non lo volevano Sebastiano, detto in parole povere. Una volta che è passato, anch'io l'ho fatto, ma non sono andato in piazza a raccontarlo a nessuno. A parte che non ci interessa niente questo argomento. Sebastiano sta dicendo era di Claudio, questo ci interessa, perché come ci sono altre testimonianze che dicono che lui sapeva di Claudio, questa è una di quelle. E per quanto riguarda l'aborto, secondo lei, a parte il fatto, questo volevo dire, io sono più grande di Liliana di 6 anni, quando lei ha abortito io avevo già 2 figlie, che confidenza potevamo avere che io avevo un altro tipo di vita? Ero sposata, avevo 2 figli, lavoravo. Che confidenza, lei era una ragazza di 25, 27, 28 anni, aveva i suoi giri, quando ci vedevamo che avevamo tempo di vederci, ma cosa andavamo a parlare? Con 2 ragazzine che giravano per casa, o con la zia davanti, o la mia mamma davanti, che non avrebbe mai parlato Liliano con la mamma e la zia davanti. Ma guarda, la famiglia di Silvia è una famiglia meravigliosa, perché... oltre al marito Salvatore e alla madre Pierina, che era l'unica della famiglia che ci invitava, Liliana e me, una volta al mese a pranzo a casa sua, l'unica della famiglia che ci invitava a pranzo. E Salvatore era un uomo eccezionale che aiutava la mamma di Lilli, si doveva sbiancare o fare i lavori delle case, così qua e là. Ecco, quello che è successo, che ha un po' creato casino, è il fatto che loro si sono riuniti per decidere se Liliana, pensa a te, per decidere se Liliana poteva sposarsi o no con Sebastiano. A un certo punto Liliana si è incazzata. Non è così, perché non è così. È così. Ma lei che così. Stia zitta, perché se no mi alzo e vado via, per favore. Stiamo ma tranquilli. Stai zitto no. Tu, che hai detto allora, bugie fino adesso. Dai. È la prima volta che io vengo in questa trasmissione. Sebastiano. Perché se ne deve andare? Gli dà fastidio quello che sto dicendo. Non è vero quello che ha detto. Ma perché ce l'avete tutti su con lui? Sarà mica Calimero. Ma perché è sempre stato così? Perché è inaffettivo? Perché ha sempre ragione? Perché ordina? Lui viveva con la zia e ordinava. Ma non è questo il problema. Noi non ci siamo riuniti una volta per tutte. Io sola ho parlato con Liliana perché la zia era triste, era arrabbiata perché quest'uomo non lo voleva per Liliana. Io per accontentare la zia ho detto: guarda, io mi sono presa l'uomo che volevo, tu fai altrettanto. Questo ho detto Liliana. E Sebastiano è stato sempre rispettato dalla mia famiglia, dalla mia mamma e da tutti, perché era il marito di Liliana. Ma quello che non è rispettato adesso è il marito vedovo, perché non si è comportato da vedovo, da sofferente, da malato di cuore, quando andava in giro per conto suo e Liliana era scomparsa da 2 giorni. È un marito questo? E si permette di alzarsi e andare via? Sa cosa ha fatto l'altro giorno? Mi ha mandato a salutare. Mi ha detto... Dì a Silvia che le voglio bene. Mi chiede dell'amicizia su Facebook. E dopo fa la sceneggiata, allora, e io... passa davanti a casa mia e non si ferma. Con chi dovrei confortarmi? Già dal primo giorno che è venuto qua, 2 giorni dopo che era scomparsa, io gli chiedo che cosa pensi sia successo. È andato in auto con qualcuno. E io gli ho detto: ma che stai dicendo? Liliana non sarebbe mai andata in auto con un estraneo. Poi ci penso un attimo e gli dico: ma non starei mica pensando ad un amante? E lui risponde: può essere, se ne poteva parlare. E il 29 di dicembre mi dice che lui sapeva che andava da Claudio il venerdì. Di cosa stiamo parlando? Siamo tutti bugiardi noi? Parlando di mia cugina, sono cresciuta con lei. Guarda, io ti ringrazio, chiedo scusa per prima, però... A un certo punto, quando io parlo qualcosa, io non ho disturbato Silvia, non ho cosa. Io ho cominciato a parlare e poi sono stato interrotto. Allora, riprendiamo un po' il discorso. La famiglia Resinio e Cerdin si sono incontrati, hanno parlato che Liliana non dovesse sposare Liliana. A un certo punto Liliana
si è arrabbiata, ha detto: guardate che mi sposo io, non voi. Ecco. E allora, dopo quel punto lì, i rapporti, noi si andava lo stesso a trovare la famiglia Radin, una roba l'altra, per Salvatore, per non creare... Però la domanda che faccio io, Silvia, quante volte sei venuta a un compleanno di Liliana? Perché Liliana non ti ha invitato a nozze? Che regali hai fatto tu a Liliana mai? Non scrivo io perché. No, tu stai zitta adesso. E come ho già detto altre volte, noi non puntiamo il dito contro Sebastiano. Noi abbiamo sempre detto che lui sa molte cose di più di quello che non ha mai raccontato. Perché Liliana lì da sola non c'è arrivata. E c'è arrivata volando, aveva le scarpe pulite, i vestiti puliti. E tutto il resto che poi sapete già, è inutile che vado a raccontarlo. E poi è stato il suo comportamento nei giorni... Io non parlavo della vedovanza, mi dispiace che avete capito questo. Io stavo parlando dei primi giorni, quando ancora si cercava una persona viva. È lì che lui è mancato come marito. Io poi, quello che fa dopo 2 anni di vedovanza, non me ne può fregare di meno. Avrà tutte le ragioni anche per farlo, perché è giusto così. In pratica, Sebastiano, Silvia sostiene che tu nei primi giorni te ne sia fregato di Liliana e abbia pensato ai fatti tuoi. Guarda, forse dimentichiamo una cosa importante e fondamentale. Io ho perso mia moglie, la cosa più preziosa della mia vita, capito? E di conseguenza sono passati 25 mesi e ancora io non ho avuto risposta. Tu devi pensare cosa ho passato io fino a che è stato ritrovato il corpo, cioè veramente dentro di me, per carità, avrò avuto magari modi, atteggiamenti così, però credetemi, per me è stato un dramma, un shock veramente forte. Io sfido chiunque a pensare di perdere la moglie o il marito o un figlio o un qualcosa e essere così in balia a supposizioni, a storie. La famiglia dice questo, la famiglia dice quello, il cugino, la storia d'amore, la grande storia d'amore di Sterping. Ma voi avete bevuto la storia? Ma certo che c'è di... la storia d'amore. Ma che certo storia d'amore? Che storia d'amore? Ma cosa stai dicendo? Scusa, io ma dai, non ci persona. Sono prove, non ci sono io foto. Io invito una testimone. Ma che testimone, certo, dai, ogni volta tirate fuori qualcosa. Dai, io invito la persona, dai. La persona che sa di questa storia, la invito a recarsi in questura, perché ce l'ha confidato e io la invito ad andare in questura. E per quanto riguarda la sua sofferenza, lui non ha mai detto, povera Liliana, quanto avrà sofferto prima di morire. Spero che non abbia, che sia morta subito. Lui non ha mai detto, mi dispiace Sergio, della tua sofferenza. Non posso permettere che Sebastiano dica questo. Cosa sono venuto a fare qua? A parlare solo di Sebastiano. Io so che Liliana non si è uccisa. Liliana se si è uccisa, perché lì non ci è arrivata da sola. Come mai non la vedono le telecamere dei carabinieri, della tabaccaia, del negozio di panetteria? Come mai non la vede nessuno a telecamera? Come mai il 29 dicembre arriva, dicono che Liliana no, non c'è nessuna persona che possa assomigliare Liliana nelle videocamere della scuola di polizia. E miracolosamente, quando viene ritrovata qualche giorno dopo, ci dicono questa è Liliana, ma non ce l'hanno mai fatto vedere quel video. Chi meglio di Sebastiano e Sergio avrebbe potuto riconoscere Liliana? Tante volte abbiamo parlato del fatto che i pantaloni che vengono fotografati dopo ritrovamento sembrano più scuri di quelli ripresi in via Damiano Chiesa. Sapresti dare una spiegazione a questa ennesima anomalia? Assolutamente no, cioè io penso che gli inquirenti, se non hanno già visionato le cose, avranno le loro risposte. È quello, lasciamo lavorare loro. Adesso è inutile star lì, qua e là, chiacchierare, parlare uno e l'altro. Adesso c'è bisogno di pace, tranquillità, lasciare lavorare gli inquirenti. Bisogna mettersi nel posto mio, il momento in cui arrivano a casa mia i vicini di casa che non ti dicono che Liliana è scomparsa. Non lo diranno mai. Vengono a casa mia con stratagemma
quasi mi obbligano a un certo punto ad andare in questura a fare la domanda alle 7 di sera e dopo piano piano mi convincono, giustamente, ad andare in questura. Però io ero sconvolto, cioè non ho messo insieme le cose sul momento, poi mi sembrava una cosa impossibile qua e là. E boh, ho fatto questa segnalazione in questura. Però nei giorni successivi nessuno mi ha detto guarda che c'era Sterpin che è andato in questura a segnalare, a raccontare la sua storia, le sue cose. E niente, questa è la realtà. Purtroppo dopo, nei giorni successivi, si parlava comunque di un allontanamento volontario. Io più che altro ero sconvolto dal fatto che ho pensato che qualcuno l'abbia presa, caricata in macchina, portata via. Questo ho pensato nei primi giorni. Ma invece a Silvio avresti detto che potevate parlarne del discorso amante. Figuriamoci, Liliana non era una da amante. Dai, noi abbiamo vissuto, abbiamo passato 32 anni insieme, felici e contenti, e ci siamo divertiti. Sebastiano, continui a raccontare questa favola. Da notare che Sebastiano parla, poi si ferma perché sa che ci deve essere un intervento polemico di una opinionista, che però si addormenta, e allora Nuzzi la sveglia con un colpo di tosse. Ancora una volta il copione è svelato. Sebastiano, facciamo la solita gag in cui io dico che credo alla relazione e tu dici di no, ok? Ma Sebastiano, cosa dici? Ci sono 2000 messaggi, come puoi negare questa relazione? Ma che prove hai? Ma cosa vuol dire? Anche... Parliamo di una frequentazione. Anch'io chiamo le mie amiche qua e là, okay. Parliamo di una frequentazione, non di una storia d'amore, dai. Però per favore, questo... tutti ci siamo fatti incantare dalle parole di questo signore. E io dovrei credere che tu per 32 anni sei sempre stato felice senza mai litigare con Liliana, con questo carattere. Io sfido chiunque, chi ha notizie di dire il contrario, che venga a dirlo. Noi non abbiamo mai litigato fino a che vuoi. Avevi sempre detto che non avevi mai litigato con Liliana, finalmente ammetti che hai sempre litigato con Liliana. Del resto ultimamente erano uscite troppe testimonianze che ti smentivano. Litigato fino a che vuoi, discusso fino a che vuoi, però tutto lì finiva con delle spiegazioni, con magari ho sbagliato o questo o quest'altro, però noi 32 anni alla faccia della famiglia ci siamo divertiti. Io non rispondo più a Sebastiano perché tanto è inutile, se non risponde a voi non risponderà neanche a me. Io invece voglio dire una cosa sugli abiti, perché quando noi siamo andati a casa di Liliana, che ci ha invitato Sebastiano, a prendere gli abiti per vestirla, abbiamo notato che nell'armadio delle scarpe c'era Sergio, c'era la moglie di Sergio, c'era mia figlia, cioè, e lei conservava le scarpe dentro le scatole del negozio e sopra ci scriveva cosa c'era dentro. Bene, noi abbiamo trovato la prima scatola vuota e abbiamo pensato, ovviamente ce l'ha addosso. Poi abbiamo trovato una seconda scatola vuota. Come mai? Se erano rotte o se erano da buttare, le avrebbe buttate con tutta la scatola. Il posto è talmente stretto e talmente piccolo che Liliana non avrebbe lasciato quello spazio lì così. 700 e 800 metri e non la si vede più. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.